Buonasera, buonasera, bella gente, buon mercoledì soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata di Lozio Lord con Most Suspect. Prima di iniziare live, ricordo sempre a tutti quanti che non sono il sole, c'è tanta altra bella gente. Vai. Eccoci qui. Ora siamo all'interno della stazione di polizia di Salem. Cioè, io tolgo i sottotitoli e ricompaiono sempre. Non ha indizi. Tre su 11, sono parecchi. Allora, ragazzi, abbiamo in live specialmente Chiara, Nola, Dedro, Andrea, Rob, Mr. Bollo, Tiranno, Grey, Armandus, Full, in gruppo Net Dream, Vega, Kryze, Oppositor, la coppia streamer, Xabi, Lucio. Oh, Black sta portando Soma, ottima scelta. Ok.
Non vedo l'ora che arrestino questo mostro.8 su 10. Che altro può esserci? Non posso neanche condizionarlo perché. Ah, ecco. Ma non devo sbagliare, ce n'è solo uno da scegliere. Allora, film dell'assassino. Sì, non ha indizi. Dunque, 1 e 2 sono da scartare. Vabbè, potrebbe essere anche fattibile, visto che però. So che stiamo cercando. Meglio fare questo. Allora, Cassandra Forrester, 42, residente al condominio. Poi la ragazzina. Madre o figlia? Allora è la madre. Pure aspetta, manca qualche altra cosa. Allora. È uno.
due. Tre. Quattro. Ecco qua. Adesso l'ultimo indizio serve. Ah, non ho allerta. Qua già ho visto. Spero di vivere abbastanza e morire da vecchio. La stazione di polizia sarà sicura. Dai ancora retta alla tua amica maga? Lo sai che di quella robaccia spirituale me ne frego, ma ha scoperto qualcosa. I risultati sono risultati. Se trovi una fonte più affidabile, fammelo sapere. Ok.
Ci sono le rune qui. Direi che ci deve Questo non posso toccarlo. Trovato due moschettone.
Le prime vittime. E sono 5. Ecco qua. Posso stregare la telecamera? Però aspetta, voglio prima. Se indietro direi a me stesso cosa diventerò. Ok, 9 su 23.
mancano 4. Siamo quasi. Non mi serve, non c'è niente. Ehi, siamo arrivati qui o no? No, e poi sei morto, già.
dica qual è l'ufficio. No. Non leggermi nel pensiero e non pensare a niente di strano. Ok, io la seguo bene. Beh, in fondo devo salire al secondo piano. Prima di distrarre i poliziotti, controlliamo tutto il piano. E sono, me ne mancano altri due. Qua il dossier l'ho letto. Io l'ho raccolto. La Just Cause 2. Mi manca ancora uno.
Mi manca solo. Ed ecco qui l'ultima doppietta. Avviene in modo diverso, ma c'è un fervore di fondo che li accomuna. Per questo non sembrano correlati. Neppure la polizia se n'è accorta, a parte l'agente Baxter. Non so se posso fidarmi di lui, ma è la mia unica speranza. Ok, direi che ho raccolto tutti gli indizi. Vuoi farti ribeccare? Sei silenziosa come un tornado. La scrivania era già così. Sì, lo so. Quanti nascondigli ci saranno mai in una stanza così piccola? Chi lo sa? Hmm.
Allora. Oh, il suo fascicolo. Direi questo qua perché in fondo ho sentito una foto, lo scatto di una fotografia. Qualcuno ha fatto sparire il verbale del tuo arresto, vero? Ora ho le prove. Allora, devo scegliere bene tre. Scritta impresa. Rastrelliera è uno. Disegnare no. Proiettata no. Ombra. Macchia impressa.
Forse l'ho trovato. Fammi vedere. C'è un pulsante sul lato della rastrelliera. Sì, eccolo! Ti prego, dimmi che capisci cosa sono questi simboli. Sì, più o meno. Strano, l'ultima cosa che ha scritto è "mi ha scoperto". Oh no, vuol dire che era sulle sue tracce. Non puoi saperlo. Dai, muoviamoci. Oh, merda. Ma cos'è quello? Il museo. Che strano. Perché era nel suo diario? Non lo so. Ma prendilo, lo capiremo più tardi. Deve essere qui. Io guardo qui. Tu negli uffici sul greto. Bene, andiamo. Non farti vedere. Vai, vai! Allora, come li estraggo? Oggi ho scordato una cosa. Thank you.
Ah, perfetto, 10 su 11. Ok. Ok, almeno ho completato quest'altro caso. Aspetta, devo assicurarmi che la via sia libera. Rex. Chi è? Qualcuno da evitare. Al mio segnale corri verso quella stanza laggiù. Salve, tenente. Aspetti un attimo. Sa perché è scattato l'allarme? Vai, vai, vai! Non ho motivo di mancargli di rispetto. Portava l'istintivo per chiedersi.
chiedere un favore? Ok. Com'è stata gentile? Ah, mai sono completi. Non mi devo raggiungere l'uscita. Puoi andartene così. Se ci tieni tanto, perché non te li trovi da solo gli indizi? Non troverai tua madre senza di me. Cosa? Allora, vediamo un po' cosa devo... di sua madre. Esci subito, vai alla stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Ciao ragazzi, se facciamo un rumore.
Pensavo che qui Giulia riposasse in pace. Ora è il luogo dove è sepolta. Forse tra poco ci sarò anch'io. Ma non rimarrà niente di noi. Sarà il posto dove gli altri verranno a ricordare il passato. Bambina fantasma che mi segue. Scusa se ci ho messo tanto, Giulia. Magari rimpiangi la stazione di polizia, vero? Tante storie solo per una torcia. Abbassa la voce. Io non ti vedo e noi non stiamo parlando, chiaro? Questo posto è pieno di gente come te. E non voglio che mi scopra. E anche noi siamo persone.
Il diario dice che qui c'è stato un omicidio. Io vedo solo foglie secche e fango. Era una falsa pista? Non può essere. Se no, che faccio? Lascia fare a me. Scusa, hai visto dei poliziotti qui in giro qualche settimana fa? Non da vicino. Penso abbiano scoperto qualcosa qui dietro, ma non ci durerei. Allora, beh, direi tutto arriva pulita, no? Una macchia. Stracciata. Forse indica l'abito. Nessuna macchia. Allora, vediamo un po'.
5 su 10. Semplice, ho prima i mostriciattoli da eliminare. Finché resto nascosto loro non mi vedono. Allora, sono rimasti solo in due. Vediamo questo dove va.
È eliminato. Mamma mia. Questa è la
parte più antica del cimitero e risale al 1660. E prima o dopo la caccia del prete? Ottima domanda. Avete sentito tutti? La signorina mi ha chiesto se questa parte è stata costruita prima o dopo la caccia alle streghe. In realtà, questo cimitero è piuttosto Ok, a me qui ci siamo. Adesso 11.
Un tempo prima questa parte del cimitero doveva essere ospedale da campo. Ecco qua.
aspettare un attimo. Non gli piace aspettare. Stanno a girare un film. Sapessi di cosa stai parlando. Spero che stia riprendendo il piano di Anna. Devo sembrare più sicuro di me stavolta. Vediamo un po' il fantasma che ci racconta. La soluzione è lontana. Così tante vittime, e ce ne saranno altre. Questo cimitero continuerà a riempirsi. Ne sono certa. Ma questo sta sulla sfottere a questi qua. Saluta a me.
uno vicino all'altro. Che bello. Ok. Che bella situazione romantica. Ok. Due in un colpo, eh? Ok, quasi, li ho quasi trovati tutti.
Adesso altri 4 e avrò completato. Allora, vediamo un po'. Secondo me c'era una specie di sentiero. Prima della croce. Adesso altri 12 e lo sblocca. Sì, sono un poliziotto. Allora, crepa, ramo, corda, dal rumore, però dal rumore si capisce una cosa. O che la corda si è spezzata, o si è formata questa crepa, o il ramo che sosteneva si è rotto.
diavolo è? Un patto? Di quale patto parlava? È il ricordo del tuo omicidio. Sei troppo giovane per questo. Quello che ha tracciato. Il suo simbolo deve avere un significato. Basta, fermati! Beh, qui ho finito. Meglio che torni da Joy. Ok. Me ne manca uno solo per completare. Ecco l'ultima lapide. Sono sempre stata cleptomane. Non era pigrizia. Diciamo che mi annoiavo. Gli oggetti rubati mi sembravano molto più interessanti. Osservandoli, potevo rivivere il brivido del furto. Qualche volta avevo paura che mi scoprissero. Altre ero carica di adrenalina e non ci pensavo. Ma l'ultima volta che ho rubato qualcosa, ho avuto veramente paura. Me lo ricordo come se fosse ieri. Anche se sono anni che provo a dimenticarlo. Io e i miei amici ogni tanto andavamo a bere qualche birra al cimitero, così per passare la serata. Quella sera siamo andati al solito posto, un vecchio mausoleo, ma era chiuso. Forse qualcuno si era finalmente preoccupato di quel poveretto sepolto lì e non voleva che la gente ci entrasse. Allora ci siamo divisi per cercare. Dopo un po' ho notato un'altra tomba di famiglia. Una delle pareti si stava sgretolando e sono riuscita a entrare.
All'interno era identica all'altra, eccetto che per un particolare. Sul sepolcro era appoggiato quel che rimaneva di una vecchia corona di fiori, finemente intrecciata. Era antica, probabilmente di valore. Insomma, doveva essere mia. Ho pensato di aspettare almeno una settimana prima di rivenderla, in caso qualcuno avesse denunciato il furto. Quando sono arrivata a casa, l'ho nascosta sul ripiano più alto del mio armadio e sono andata a letto. Quella notte ho sognato il cadavere di una vecchia strega putrefatta. Ho provato a riaddormentarmi un sacco di volte, ma continuava a perseguitarmi. Poi gli incubi sono peggiorati. Mi svegliavo nel mezzo della notte, con la testa sanguinante e ciocche di capelli strappati sul cuscino. All'inizio pensavo fosse stress o il senso di colpa per aver rubato quella corona a un morto. Allora il giorno dopo sono andata al banco dei pegni per liberarmene e chiudere la faccenda. Ma il negoziante mi ha rivelato una cosa orribile. La corona non era fatta di corda, come pensavo, ma con i capelli della salma. Pare che fosse una pratica comune verso la fine dell'Ottocento. Volevo che gli incubi finissero, così gliel'ho venduta. Quando sono uscita dal negozio, ho tirato un sospiro di sollievo. Finalmente potevo dormire in pace. Ma non è andata così. Da allora ogni notte sono perseguitata dagli incubi. Sono tornata al negozio, ma la corona non c'era più. E non c'era nemmeno il negoziante a cui l'avevo venduta. Il ragazzo con cui ho parlato non aveva idea di chi fosse. Ora vago per Salem come una pazza, terrorizzata e incapace di dormire. Setaccerò questa città fino a quando non l'avrò ritrovata. Credo che arriverei a uccidere pur di averla. Darei qualsiasi cosa per liberarmi da quest'incubo. Mi ricordo ancora quando ho visto per la prima volta la pubblicità del Regal sul giornale. A prima vista poteva sembrare una topaia squallida e malandata. Io però lo trovavo affascinante. Un posto pieno di storia, con un suo valore artistico. Poco dopo mi sono ufficialmente trasferito nell'appartamento 3A. A ripensarci, non avrei mai dovuto disfare le valigie. Ci ho messo poco a rendermi conto di non aver fatto un grande affare. La moquette era umida, le tubature arrugginite e il vicino del piano di sotto non faceva altro che picchiare contro il muro urlando. C'erano anche altri inconvenienti, ma tutto sommato erano più tollerabili. Quello che proprio mi faceva schifo era l'acqua marrone della doccia, le strane macchie di umido sulla moquette e quel terribile vicino. Alla fine ho chiamato l'idraulico, che è arrivato quando stavo per andare a lamentarmi con quelli di sotto. Gli ho mostrato le macchie sulla moquette, ma lui mi ha risposto che non c'erano perdite e che probabilmente avevo rovesciato qualcosa per sbaglio. Mi prendeva per scemo? Non avevo rovesciato proprio niente. Si è scusato, ha alzato le spalle dicendo che se non c'erano perdite lui non ci poteva fare nulla. Poi ha dato un'occhiata alla doccia. L'acqua è diventata subito marrone. Ha detto che forse si trattava di uno scaldabagno arrugginito ed è sceso a controllare. Allora, già che c'ero, sono andato dal vicino. Ho bussato, ma non ha risposto nessuno. Nell'appartamento più rumoroso di tutto il palazzo ora c'era un silenzio di tomba. Ho provato a girare la maniglia e la porta si è aperta. La stanza era vuota e l'unico suono in quel silenzio surreale era un attutito rumore di passi. Ma non c'era anima viva. È stato allora che le ho viste. Delle orme si erano materializzate sul pavimento e venivano verso di me. In quel preciso istante ho sentito l'idraulico gridare. Un motivo in più per scappare, ho pensato. Ma quando sono arrivato nella stanza, l'idraulico non c'era. Mi sono guardato intorno per capire cosa lo aveva spaventato. Il coperchio dello scaldabagno era un po' spostato. L'idea di guardarci dentro mi terrorizzava, ma alla fine ho trovato il coraggio di avvicinarmi. Incastrato nel vecchio scaldabagno c'era un cadavere in decomposizione che mi fissava con occhi vuoti. Le indagini sull'omicidio sono ancora in corso e il proprietario ha promesso di rinnovare completamente quella stanza. Io me ne sono andato di lì, ma non credo riuscirò mai più a sentirmi pulito. E ogni tanto, quando cade il silenzio, mi sembra di sentire il rumore di piccoli passi che si avvicinano.
prete mi ha telefonato di domenica, verso mezzogiorno. Gli serviva qualcuno per rimettere in sesto la vecchia chiesa. L'edificio era in cima alla collina, abbandonato da più di 40 anni. Nel 1898 è stato colpito da un fulmine e le fiamme l'hanno quasi completamente distrutto. Ovviamente ho accettato. Mi sono accorto subito che c'era qualcosa che non andava. Appena sono entrato, un brivido freddo mi è sceso lungo la schiena. Ma l'ho ignorato e mi sono messo al lavoro. Rimuovendo le assi del pavimento, ho trovato una vecchia tana di topi. All'inizio sembrava identica alle mille altre che ho visto in 22 anni di carriera. Ma poi mi sono accorto che era fatta di ossa e capelli umani. All'improvviso, le assi del pavimento del secondo piano hanno iniziato a scricchiolare. E ho sentito un rumore, sembrava una bambina che piangeva. Ho pensato che il pavimento potesse cedere sotto al suo peso. Allora le ho gridato di venire subito giù. Forse la mia voce l'ha spaventata perché ha smesso subito di piangere. Allora sono andato a cercarla. Sono entrato nella stanza al piano di sopra, ma era vuota. Ho impiegato un minuto a salire. Se la bambina fosse scappata, l'avrei sentita correre via. Ma proprio in quel momento il pianto è ricominciato. Questa volta veniva dal campanile. Salendo per la pericolante scaletta a chiocciola che porta in cima alla torre, ho notato che sui gradini c'erano delle macchie di sangue rappreso. Quando sono arrivato al campanile, mi sono bloccato sulla soglia pietrificato. Sul pavimento di fronte a me c'erano i resti di una ragazzina. A giudicare dagli abiti scoloriti e dalle ossa consumate, sarà stata lì da quando quel posto era stato abbandonato 40 anni fa. I topi le avevano ripulito le ossa. Sono scappato via correndo. Non mi sono fermato fino a quando non sono arrivato in città. Era passato troppo tempo. Le autorità non sono mai riuscite a identificare la ragazzina. Salem non saprà mai chi l'ha uccisa. Alcuni dicono di averla sentita piangere ancora. Io non ci ho mai più messo piede. Ricordo il giorno che sono entrato in servizio. Allora il dipartimento di polizia di Salem era in periferia. Un piccolo edificio vecchio e sovraffollato, totalmente inadeguato per gestire le operazioni in corso. Proteggere la città era diventato sempre più complicato. Finalmente il comune ha deciso di trasformare il vecchio deposito bellico in nuova sede della polizia. Quando ci siamo trasferiti, non credevo ai miei occhi. Gli uffici erano spaziosi e modernissimi. Niente male per uno dei palazzi più antichi della città. E poi era anche appropriato. L'armeria era stata un avamposto fondamentale nella difesa della città durante la guerra di secessione e ora riacquistava il suo ruolo originale. La prima settimana è stata piuttosto caotica. Un agente ha segnalato che la sua pistola era sparita dall'armadietto. Solo 20 minuti dopo l'ha ritrovata, appoggiata alla parete di uno degli uffici vuoti. Poi la centralinista del turno di notte ha segnalato un guasto al telefono. Qualcuno aveva chiamato la centrale per denunciare una sparatoria. La registrazione si era bloccata e il registratore aveva cominciato a ripetere ininterrottamente la chiamata del testimone in preda al panico. Erano riusciti a spegnerlo solo staccando la spina. Presto ci siamo accorti che non si trattava di coincidenze né di normali guasti. Una sera, l'assistente del medico legale è arrivata correndo lungo il corridoio in lacrime. Non trovava più degli strumenti ed era scesa in obitorio per prenderne degli altri. Ma aprendo l'anta dell'armadietto, aveva visto il riflesso di un fantasma. In piedi, vicino a uno dei corpi, c'era un soldato della guerra di secessione.
Quando si è girata, era sparito. Era corsa via così in fretta da non accorgersi che la stanza era diventata gelida. Ovviamente nessuno le ha creduto, nemmeno io, finché non l'ho visto con i miei occhi. Una sera sono rimasto a lavorare fino a tardi. Mi sono alzato per andare a fare un caffè e l'ho visto, riflesso nella vetrina dei trofei. Mi fissava. Mi ha puntato addosso la sua carabina fantasma. E poi ha premuto il grilletto. La vetrinetta è esplosa in mille pezzi. E io sono scappato urlando. Il capitano non mi ha creduto e mi ha scalato dallo stipendio i danni. Ma a me non importa che la gente pensi che io sia un pazzo. Io lo so cosa ho visto. Qualcuno ancora mi chiede se vedo spettri nel corridoio, ma oggi come oggi non potrei dirlo, perché mi sono fatto trasferire a Boston. Ronan, ho sentito gridare. Per fortuna stai bene. Beh, sì, sono sempre morta. Dimmi che hai scoperto qualcosa. Se il killer della campana ha affogato la ragazzina nel lago e poi la corrente ha trascinato il corpo a valle. Allora mia madre aveva ragione, è stato il killer della campana. Hai scoperto niente su di lei? Un frammento di memoria, magari. No, mi dispiace. E per fortuna non hai visto cosa ha fatto quella ragazzina. È un vero sadico. Però c'è una cosa che non capisco. Prima di ucciderla continuava a chiederle di un patto. Un patto? Non mi sembra di aver trovato nulla su un patto. Però aspetta. Un altro caso, una vittima del killer della campana ancora viva. Iris Campbell. È affetta da schizofrenia paranoica, balbetta frasi senza senso su una persecuzione e un patto. Ancora questa storia del patto. Dice anche dov'è? C'è scritto Lux Aeterna. Sarà il nome di un posto? Sì. Lux Aeterna è l'ospedale psichiatrico. Fantastico. Allora, ci andiamo? Tu vai avanti, io devo andare a trovare qualcuno. Ah. Allora ci vediamo al manicomio. Un incubo peggiore di questo. Presto. Presto saremo di nuovo insieme. Mi dispiace, Giulia. Ho brutte notizie. Non preoccuparti, Rex, lo sa.
Allora ragazzi, io mi fermo qui per stasera. Grazie per la compagnia e per chi è passato. Vi auguro una buona serata. Mancano solo 4 giorni ad Halloween. Preparatevi.